Diceva che il Partito Socialista, lui lo considerava un partito socialista ancora debole, troppo debole per affrontare le questioni dell'Italia, e che invece con la politica di unità socialista questo partito avrebbe potuto rafforzarsi parecchio. Poi diceva che voi, cioè i comunisti, anche la parte riformista del Partito Comunista, voi siete fuori gioco, diceva, e in terzo luogo diceva: io ho bisogno di formare, qui ritornava al punto di prima, un gruppo dirigente. E perciò sostengo questa politica, faccio questa azione, mi propongo questo obiettivo dell'unità socialista. Io dimostravo di non essere convinto di questa soluzione e su questo punto penso di non aver avuto del tutto torto. Forse anch'io nella mia discussione, nel portare i miei argomenti, non avevo del tutto ragione, ma non credo che quella sia stata una soluzione. Ecco, ma che cosa voglio dire con questi aneddoti? Voglio dirvi in sostanza, e qui vengo appunto alla conclusione, all'immagine che io ho di Bettino Craxi, che la sua figura di decisionista non è una figura che racchiude tutta la sua personalità. Certo, Bettino Craxi è stato un leader politico forte, non c'è dubbio, ma non è stato soltanto un decisionista. Io penso che nella discussione, e qualche volta Paolo lo fa intendere, ma forse bisognerebbe insistere di più, nella discussione trapelavano i dubbi di una personalità così forte. Non era incapace di dubitare Bettino Craxi. Era un decisionista, ma era anche un uomo capace di dubbi e capace di dubitare. Bettino Craxi è stato un uomo della Prima Repubblica non soltanto perché poi è stato sconfitto dalla sinistra e dalla destra come uomo della Prima Repubblica. È stato uomo della Prima Repubblica perché è stato un dirigente politico che ha formato, ha teso a formare altri dirigenti politici, gruppi dirigenti. È stato un uomo della Prima Repubblica perché ha vissuto il socialismo non soltanto come costruzione intellettuale o intellettualistica, ma come costruzione popolare, o ha teso a costruire il socialismo come costruzione popolare. È stato un uomo della Prima Repubblica perché ha sostenuto l'autonomia della politica, ha considerato l'autonomia della politica come un valore. Io ricordo bene, permettetemi ancora questo richiamo del ricordo, della memoria, come affrontò la questione del concordato. L'affrontò come una questione che riguardava un rapporto tra pari. La forza politica è pari alla controparte, e discuteva in quel frangente come personalità che tendeva a risolvere i problemi ponendo lui, certo, alcuni paletti, ma essendo disposto anche a discutere con gli altri. Ricordo le discussioni che faceva con Paolo Bufalini su questo argomento e come si colloquiava con lui, difendendo lui l'autonomia della politica. Mi permetto di dire che anche questo non sempre avviene. Io sono ammirato, per esempio, dalla forza con la quale Giuliano Ferrara pone i problemi e fa poi seguire persino il Papa nel sostenere la moratoria del divorzio. Ma forse qui non c'è un rapporto alla pari come lo intendeva Bettino Craxi. Invece Bettino Craxi, essendo uomo dell'autonomia della politica, riusciva ad imporre questo o a far valere questo rapporto alla pari.
cosa che io ho apprezzato moltissimo. Questi due elementi della sua personalità, cioè la capacità non solo di decidere, ma anche di dubitare, e quest'altro elemento, la capacità di essere, di far valere l'autonomia della politica, nel rispetto ovviamente delle posizioni degli altri, perché sennò non c'è neppure autonomia della politica, bene, questi due elementi io sono quelli che io ho apprezzato moltissimo in Bettino Craxi. E al di là dei contrasti, al di là delle discussioni, al di là dei dissensi che potevano esserci tra di noi. E forse è anche per questo che ci fu un rapporto, sempre, mi pare di poter dire, piuttosto stretto tra di noi. Concludo dicendo che Pillitteri si ferma alla fine degli anni 60 nella sua narrazione. Io penso che si debba andare avanti. Altri hanno scritto su Bettino Craxi dopo la fine del... Anzi, forse sono più gli scritti del periodo successivo che non quelli del periodo iniziale. Ecco, però, una testimonianza diretta di Paolo Pillitteri anche sui periodi successivi e del Bettino Craxi milanese e nazionale del periodo successivo, mi pare che sia un contributo che Paolo debba ancora offrirci, e per questo in anticipo lo ringraziamo. Credo che questo interessante ventaglio di interventi meriti una conclusione rapida e conclusiva da parte di Paolo Pillitteri, che ricordo è autore del libro Quando Benedetto divenne Bettino, Spirali Edizioni. Sì, sono rapidissimo perché è stato detto tutto anche su di me fin troppo bene, sono commosso, comincio dall'ultimo, da Gianni, cui mi legano tanti anni di amicizia, di confronti, ma di grande amicizia reciproca, e di tante battaglie fatte. Mi colpisce, devo dire che mi ha molto colpito anche l'intervento del mio amico Tabacci. Tabacci ha ricostruito dal suo punto di vista il rapporto che c'era fra Craxi e Marcora. Devo dire la verità che è stato il rapporto che ha costituito il perno, l'asse del centro-sinistra milanese, con l'aiuto, non va mai dimenticato, della parte socialdemocratica, che era Renato Massari, che era venuto qui prima, ma poi, siccome è molto giovane, è uscito, credo sia andato a divertirsi, a ballare, credo, come è suo solito. Però ecco, così è stato un po' quegli anni. Questo libro, io devo ringraziare molto Armando Verdiglione, di cui sono molto amico, è un libro che è uscito in fretta, tra l'altro, però era anche un omaggio al fatto che Bettino è morto proprio in questi giorni, 8 anni fa, e quindi ho pensato che un omaggio di questo genere sul filo della memoria memorialistico fosse, si staccasse un po' dalle solite cose. Vedete, Fedele Confalonieri ha saputo cogliere un po' l'esprit, quell'aria di Milano che circolava allora. Lui faceva altre cose, noi altre, però ha colto nel segno quando ha insistito sul fatto che Bettino aveva questo concetto della squadra. Ecco, la squadra era un fatto fondamentale. A me manca, per esempio, come l'aria che respiro, il fatto di non essere più in una squadra. Non c'è più, è finito tutto. Però quando rivado col mio ricordo a quegli anni, rivedo quelle lezioni, erano lezioni, ecco, che ci dava praticamente tutti i giorni, anche quando si andava, non so, in trattoria, dove lui aveva sempre la mente di mangiare nel piatto degli altri, no? E teneva giù gli occhiali, dice, non è male questo, beh, adesso. Ma erano lezioni di politica, di tattica, di storia, di strategia, di confidenze, fatte sempre con questa sua grande capacità di non avere fronzoli. Ecco, lui non aveva fronzoli. Io vedo che qui ci sono amici che
insieme a me, forse anzi prima ancora di me, perché Tognoli, Gangi, Baccalini, Renzo Durante sono arrivati prima. Io sono arrivato proprio agli inizi del 62 e quando mi sono lasciato trascinare dal flusso, è proprio un flusso di ricordi, senza consultarmi con nessuno, è perché volevo trasmettere quello che era l'impressione che dava a me. Faccio un esempio fra tanti, poi è inutile che tiriamo lungo. Quando mi ricordo che una volta c'era una vicenda che riguardava Kennedy, e tutti sostenevano che Kennedy, ma Kennedy è progressista, di sinistra, non avete capito niente. Kennedy non è assolutamente, è un anticomunista puro, non avete capito, e preso se ne andò. Per chi cresce in un ambiente formato dal mainstream press, cioè da una serie di cose che invece vanno in un'altra direzione, ecco, per un giovane queste sono le cose che cambiano il suo modo di pensare, fanno apparire vecchie le cose di prima. Lui, quando la sua irruzione nella mia vita, ma credo in quella di molti di noi, faceva apparire vecchio tutto il resto. Questo è il fatto, questo è il fascino di Craxi. E poi queste cose improvvise, rapide, guardate, allora andava molto di moda, ha ragione Fedele, andava di moda Visconti. Io ero molto giovane, ho assistito alle riprese di Rocco e i suoi fratelli, per quello che il filmino si ispira. E quando si parlava di Visconti, mi rimasi profondamente colpito da una battuta bruciante di Craxi. Ma sì, sarà comunista, Visconte Rosso, tutto quello che si vuole. Ma guarda che il finale di Rocco e i suoi fratelli è un finale socialdemocratico, case, scuole, ospedali, sindacato. Cioè, era una cosa che lui traduceva in politica, una cosa che per noi invece erano lunghi dibattiti al CUCMI, ai centri, ai cineforum, queste cose. E invece lui la riduceva in questo modo. Finisco su alcune cose che hanno detto sia Oscar Giannino, che ringrazio, se n'è andato, lo ringrazio di cuore, e sia Giuliano Ferrara. Giuliano Ferrara ha affrontato la parte finale della vita di Bettino. Lui, Bettino era molto legato a Giuliano, lo dico adesso che non c'è. Quando mi ricordo che quando guardava Giuliano Ferrara, lo guardavo con un guardo speciale, come da tale, ecco, era un tale scout per certi aspetti. In questo assomigliava molto a Berlusconi, cioè capiva dove c'era una cosa importante, una cosa che si avvicina alla genialità, all'intelligenza, alla diversità, avere una marcia in più. E questo era claro. Finisco perché il filmino, che forse spero potete vedere con più calma, il filmino, ha ragione Fedele, sì, è ispirato, forse anche scoppiazzato, all'arrivo a Milano dei Meridionali, però quando io l'ho restaurato e l'ho rivisto dopo tantissimi anni, a parte il fatto che mi sono ricordato quando Carlo si andava in giro a intervistare, ti ricordi il sindaco di San Donato, che diceva ma qui si dorme in 10, 15 in una stanza, e lo diceva come se fosse un fatto ineluttabile, ed erano Meridionali. Vedendo le facce che abbiamo ripreso in Piazza del Duomo, non è una grande abilità, mettevamo la cinepresa e si riprendevano quelle, poi si faceva il montaggio. L'impressione che ho avuto adesso, risanandolo perché era un po' guasto il film, mi ha fatto venire in mente le facce, certe facce di oggi. Veramente non si sfugge, non sfuggiamo al fatto dell'immigrazione che è costante, continua, che non si ferma, che era così 40 anni fa, era italiana ed era di difficile integrazione. Mi ricordo che c'era l'assessorato all'immigrazione, dove c'era un certo Hudson, che poi ho riconosciuto ancora come assessore, e spiegava, ma noi abbiamo fatto un sacco di cose, prima c'erano le case minime, poi c'era, adesso abbiamo fatto i quartieri, però insomma è dura, non è mica facile. Figuratevi se è facile oggi, ecco, questo grande tema. Ecco, mi è venuto in mente questa cosa. Per concludere, io credo che farò altri... Sì.
penso che farò altri libri affidandomi sempre a questa memoria. Vi ringrazio, voglio darvi lettura, scusatemi perché mi è arrivata poco prima che venissi qui, una lettura che mi ha molto colpito e commosso. Caro Paolo, sto partendo per il Brasile e non puoi credere quanto mi dolga non essere presente alla presentazione del tuo libro. Di Bettino io ho raccolto le ultimissime espressioni e le ultimissime confidenze. L'ho benedetto anche per incarico del Papa e lo porto sempre nel cuore. Ti dico anche che sentirne parlare sempre mi fa soffrire con lui ed in confidenza mi fa arrabbiare con quanti viventi avrebbero potuto dimostrare più senso umano e soprattutto cristiano. Ti abbraccio, tuo sacerdote, professor Luigi Verzè. Volevo darvene lettura perché credo che lo metta. Grazie a tutti. Ciao. Ciao Giannino. Novità. Paolo, ti lascio fermare. Volevo venire a cena, ma purtroppo devo stare. No, no, ma prego, signora, guardi, io non ho nessuna fretta. Non ho nessuna fretta. Fate di cuore, no. Mi sono solo seduto. Novità. Adesso poi ti racconto. Ciao. Fai pure poi, le due signore perché sono firme. Ma fa il bravo questo. È bravo. Guido, ma... E il prossimo ci sei anche tu. Nel prossimo ci siete. Va bene. Ma sempre sul filo della memoria. Senti, allora me lo firmi a casa. Sì, senz'altro. Ciao, bravissimo. Ciao. Come si chiama il nome? Giudicoli Greco. Giusi? Giuditi. Ciao. Ciao, mamma mia. Come va? Complimenti, Paolo. Ciao. Stai bene. Ci vediamo dalla sempre di sì. Ti chiami di nome? Raffaele. Emma. Presidente della bocciofila che ha fatto lei negli anni 90. Ma va? A Emma, allora, a Emma. Signora. E c'è il signor Passuello che non lo trovo. C'è ancora. Mi faccio fare per due amici. Sì. Marco Buticchi che ti... Ciao, come stai? Grazie di essere venuto. Marco Buticchi, col quale hai parlato. Grande scrittore, a Marco. Invidiato, ecco, narratore. Gli farà piacere. Con amicizia, spero che capisca, io scrivo malissimo. E poi invece naturalmente Daniele.